Libri è il primo e unico festival italiano dedicato alla letteratura per ragazzi, quindi al fascia 11-18. Infatti al festival saranno presenti un sacco di autori che scrivono appunto libri per ragazzi, che terranno moltissimi incontri interessanti a cui si può partecipare. Si fanno anche eventi speciali come premiazioni delle gare di lettura delle scuole medie biennio e triennio, oppure caccia al tesoro, premiazione dei book trailer, e altri eventi come il picnic al parco o aperitivi o colazioni con gli autori. Come ha detto, c'è anche una caccia al tesoro organizzata da noi volontari, in cui i vari partecipanti avranno l'occasione di incontrare dei personaggi dei libri che hanno letto, presi tutti da uno stesso genere, e superare delle prove per arrivare a un premio finale, i libri. Il festival di Mare dei Libri è gestito totalmente da ragazzi, che sono la vera e propria voce del festival, e la redazione ragazzi, che comprende i ragazzi nella fascia 11-14, e la parte invece di logistica, di informazioni della squadra di autori, che comprende i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Ciao a tutti, siamo due volontari del Festival Mare dei Libri e siamo della redazione ragazzi. Il nostro compito durante i giorni del festival, insieme agli altri ragazzi della redazione, è quello di partecipare agli incontri in cui scrivere gli articoli, oppure fare interviste o video interviste. E per fare il volontario della redazione ragazzi serve curiosità, partecipazione ed amicizia, e però si ricaveranno tanto divertimento e soprattutto anche una conoscenza e un interesse in più sulla lettura e sugli autori. Ciao, siamo due volontari di libreria. E qual è il nostro compito durante il festival? Innanzitutto, nei giorni prima e dopo il festival, ci occupiamo di montare e smontare la libreria qui. Invece, nei giorni del festival, stiamo all'interno della libreria e vendiamo quantità industriali di libri e soprattutto i magnifici gadget. Inoltre, ci occupiamo di preparare gli scatoloni contenenti i libri e le casse da consegnare ai volontari di logistica per gli eventi. E per gli E19. Comunque, noi ci occupiamo anche della contabilità generale del festival. Quindi una volta che gli eventi sono finiti, portiamo le casse, contiamo i soldi, qualcuno li intaschiamo. Chiaramente. Per fare i volontari di libreria bisogna avere dei requisiti minimi, quali saper pigiare i tasti alla calcolatrice, non aver paura di fare le somme, avere una faccia con degli occhioni dolci e il viso pallido per invitare a comprare i libri, e un libro sempre pronto da leggere nei momenti morti. Infatti, mentre siamo in libreria, ci sono talvolta dei momenti di quiete in cui è possibile leggere i libri. Questo è uno dei punti a favore del nostro lavoro. Gli altri due sono lo stare sotto la mensa e il poter intascare i soldi. E stare al fresco, giusto. Ciao. Le squadre di logistica sono quattro, sono molto divertenti e si occupano della preparazione di tutti gli eventi. Possiamo dire che le squadre di logistica del Mare dei Libri sono un po' come le gambe di una persona normale. Permettono ad essa di camminare. Noi infatti ci occupiamo della preparazione dei vari eventi. In senso tecnico, dal guardare di avere le bottigliette per tutti gli autori, al vendere tutti i libri di ogni evento e contare che i soldi tornino. Quindi, se vuoi fare la logistica, due sono le cose principali. La prima, la conoscenza dei luoghi di Rimini per sapere dove devi andare a preparare l'evento. La seconda, una buona capacità di contare i soldi, perché ovviamente non torneranno mai i conti. E noi siamo due volontari del punto informazioni, che si trova qui in Piazza dei Martiri ed è dove tutti gli utenti del festival vengono a comprare o a ritirare i biglietti. Questo qui è il punto davanti a cui passano tutti i volontari di Mare dei Libri quando corrono come pazzi da un posto all'altro senza mai fermarsi, e quindi è il punto in cui si può stringere amicizia, perché il festival si basa sulla fiducia e sul lavoro di gruppo, sulla fiducia e sul lavoro reciproco tra di noi. Sì, e se vuoi essere un volontario del punto informazioni devi essere molto paziente, molto gentile, carino e coccoloso con tutti quelli che vengono, anche quelli un po' matti, a chiederti informazioni, quindi... Un'altra caratteristica del volontario del punto informazioni è la resistenza al caldo. Se non siete capaci di sopravvivere al sole cocente, mai potrete superare il turno uovo, il turno da luna alle 5, che può essere superato solo con l'aiuto del frigo di Nicola Dragoni. Io faccio Mare di Libri perché ci sono un sacco di ragazze che leggono. Vuoi fare Mare di Libri? Devi essere una persona pazza. Se ti reputi un pazzo sei un volontario perfetto, se no non va mica bene.
Io partecipo a Mare di Libri perché si incontrano gli autori, si conosce molta gente, si mangiano un sacco di gelati. Io faccio Mare di Libri solo ed esclusivamente perché c'è Giullo. Ciò che mi piace di più del festival Mare di Libri è il clima che si respira durante i giorni del festival. Cioè, si respira cultura, però in modo frizzante, energico, e qui i ragazzi hanno la possibilità di fare cose che, insomma, particolari. Naturalmente, io faccio volontario per gli eventi gratuiti e la mensa. Io faccio Mare di Libri perché ci sono un mare di libri e un mare di bei fotografi. Io faccio Mare di Libri per condividere le mie passioni e per conquistare i fotografi belli. Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque. Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, 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 e fe a quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio, per cui bello di fame e di sventura baciò la sua pietrosa Itaca. Ulisse, tu non altro che il canto avrai del figlio, materna mia terra, a noi prescrisse il fato di lacrimata sepoltura.